Rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione proletaria. Quante volte l'abbiamo ripetuto, come una formula magica. La rivoluzione non sta dietro l'angolo ad aspettarci, bella lì. Basta afferrarla e portarcela via. Antonio, ma queste cose ce le dicevano anche i riformisti. Sì, ma i riformisti si dimenticavano di dire che in Europa le condizioni per una rivoluzione esistono almeno da 50 anni. E che l'obiettivo resta la conquista violenta del potere, la dittatura del proletariato. Proprio questo ci distingue da loro, conquista violenta del potere, dittatura del proletariato. Ma non basta ripeterlo per essere rivoluzionari. Non basta gridarlo nei comizi quando ancora potevamo farli. O all'osteria, o in carcere. È da capo che bisogna ricominciare. Ma è quello che stiamo facendo. Per questo siamo qui. Certo, è vero. Oggi ci troviamo con i calzoni calati. Nessuna possibilità di protesta legale, di sciopero, di riunione. Niente giornali, niente partito, sindacati. I fascisti hanno vinto. Perché? E a noi che cosa ci resta da fare? Come possiamo tirarci fuori da questa merda? Ma i compagni lottano, rischiano anche la pelle. Giusto, rischiano anche la pelle. Ma il fatto è che noi siamo sempre meno disposti a incassare i colpi della verità. La verità è rivoluzionaria. Tanto rivoluzionaria. Chi colpisce lascia il segno, peggio di un cazzotto in un occhio. Ma qui c'è gente che ha lottato contro il fascismo. Sta in galera. La verità sarà meno dura del fascismo e della galera, no? Qualche volta è anche più scomoda. Fascismo e galera ce li regala il nemico di classe. La verità e i conti ci costringe a farli con noi stessi. Può essere addirittura intollerabile. Per noi comunisti no. No, per noi comunisti no. Dovrebbe. Ma come, non è? Adesso ma... stai esagerando. Chissà perché oggi giro di culo a questo. Se grattiamo un po' i compagni, capita che sparisce il comunista e salta fuori il parolaio. Ci troviamo a sbattere la testa contro una realtà che non ci piace? Niente paura. Ci mettiamo subito a predicare la rivoluzione. A vomitare contro la borghesia, gli opportunisti, i vigliacchi. Ripetiamo le solite ingiurie. Violente, sì, ma innocue, che non ci aiutano a capire. Non ci spiegano perché ci siamo rotti la testa. Ma insomma, Antonio, l'odio di classe è un'arma di lotta, sì o no? Sì, se ti spinge alla critica, alla consapevolezza. In concreto, dov'è che sbagliamo? La rivoluzione che ci sogniamo la notte la fanno gli uomini. Milioni di uomini, classi intere. Ma come può nascere oggi questa volontà collettiva, qui in Italia? Non soltanto dall'operaio, c'è il contadino. 7 milioni di contadini di fronte a 4 milioni di operai. Come gli parli oggi al contadino? È legato alla Chiesa da sempre. Ha fatto la guerra e ci ha rimesso 500.000 di morti suoi. E poi voleva la terra e lo squadrismo gli ha terrorizzato i paesi. Beh, arriviamo noi e gli parliamo di rivoluzione proletaria, di dittatura del proletariato. Che cosa ci risponderebbe? Che il contadino ha fame di terra. Ma dopo le esperienze di 10 anni fa si è chiuso in una diffidenza testarda. Gli puoi far capire che è giusto sbarazzarsi del re, che il re è un parassita. Ma come puoi convincerlo a ricominciare subito per sbarazzarsi di un colpo del re e del padrone? E con la Chiesa che gli tiene il guinzaglio sul collo. A questo serve il concordato tra Vaticano e fascismo. Un guinzaglio al collo. E c'è il piccolo borghese. Nel 22 si è illuso di fare la sua rivoluzione. Mussolini lo solletica. Gli martella dentro la testa l'illusione della sua superiorità di fronte al popolo. Come ci risponderebbe lui che con la divisa addosso o con l'impiego dello Stato si sente signore, si crede istruito? Dietro le spalle c'ha i debiti, la biancheria rammendata, lo squallore di tutti i giorni. Ma andiamogli a parlare di rivoluzione. Peggio che se fosse morso da un serpe. Lui, borghese, con il diploma in saccoccia, confuso con la dittatura dei morti di fame. Meglio allearsi con i carabinieri piuttosto. Antonio, la crisi economica sta portando alla rovina ceto medio, artigiani, contadini. E tu credi che questa gente si può convertire così? Di un colpo? Milioni di miracolati. Il socialismo non è il miracolo di San Gennaro. O pensiamo di conquistare il potere soltanto con le avanguardie, senza fanteria, lasciandoci dietro milioni di uomini, con il rischio di perderli e di trovarteli dall'altra parte. Abbiamo sempre in bocca Lenin. Diciamo di lottare per un blocco operaio e contadino. Ma questo blocco va costruito con pazienza, giorno dopo giorno. Bruno, se no il partito continuerà a sbattere la testa. C'è chi giura che la caduta del fascismo è questione di mesi. Dalla dittatura di Mussolini un bel salto fino al potere proletario. Questo è circo equestre, è avventura. A chi li lasciamo i contadini? Anche i più arretrati, quelli della Sardegna, della Basilicata. Come trasformi il loro malessere in azione rivoluzionaria? Il sud è una polveriera. Ma senza guida non esploderà mai. Antonio, la terra! La terra, certo, la terra! Domani al tuo paese i contadini organizzano una protesta. Tu che cosa fai? E dico, dividiamoci la terra, subito! E sbagli. La prima cosa che devi fare è andare dai padroni, portargli via le armi, armare i contadini
e poi dividere la terra, altrimenti vi accopperanno tutti come hanno fatto i fascisti. Ma non è mica facile. Certo, non è facile convincere i contadini a prendere le armi. E non è facile con il piccolo borghese. Lui non vuole il socialismo. Oggi. Ma può essere convinto a lottare per le libertà calpestate dal fascismo. Libertà concrete. Occupazione, lavoro, pane, una pensione decente. Ecco, tutti questi alleati bisogna conquistarseli con pazienza. Può sembrare un lavoro minuto, poco eroico, noioso. Ma non basta dire siamo la vostra guida rivoluzionaria per esserlo.